Ebbene sì, la saga degli aggiornamenti firmware continua grazie a questo obiettivo qui, un 24F1.8 di Viltrox con attacco Z. Un obiettivo veramente molto interessante che ho già da un pochino, che però ho sempre usato su fotocamere full frame. Complice invece una passeggiata fuori porta che volevo fare leggero accoppiando questo obiettivo alla Z30, mi sono accorto di questa incompatibilità. Però allo stesso tempo mi è tornato a mente che Viltrox non molto tempo fa aveva proprio rilasciato un aggiornamento firmware. E quindi che ne dici? Scopriamo insieme come, grazie a un semplice cavo USB-C, si possono aggiornare i firmware dei vari obiettivi Viltrox. Il Viltrox 24-1.8 è un obiettivo full frame, per questo non l'avevo mai usato sulla Z30. In realtà non ce l'ho da moltissimo, però qualche volta quando mi sono trovato stretto con il 35 l'ho utilizzato e mi sembra un obiettivo più che buono, soprattutto pensando al costo. E ad oggi Viltrox è una delle pochissime marche terze che produce ottiche con attacco Z. E quindi in occasione di un'uscita così casalinga ho detto, beh, perché non montare questo 24 sulla Z30 per viaggiare leggero? Ma, come dicevo prima, ho trovato questa incompatibilità. Non mi permetteva né di scattare né di selezionare il diaframma. Ovviamente ho provato anche ad agire sulla ghiera, ma niente. E quindi eccoci qui per vedere assieme come aggiornare il firmware degli obiettivi Viltrox, sia se ti serve, sia anche per conoscere meglio questa marca. La procedura è veramente molto molto semplice. Anzitutto dovrai scaricare il firmware e quindi dovrai andare sul sito originale di Viltrox, ma su molti store viene riportato il link, e dopo aver scelto la sezione download, scegliere la tua lente. Magari aiutati con i filtri, in questo caso io ho scelto gli obiettivi full frame attacco Z, per trovare la tua lente. Mi raccomando, controlla sempre bene tutti i dettagli, tutto il nome completo della lente in modo da scaricare il firmware corretto. Noterai inoltre che per scaricare il firmware ti chiederà anche di inserire un codice, di solito per evitare il boot, e personalmente ho dovuto inserire questo codice due volte, però in pochissimo tempo ho avuto sul mio PC il firmware nuovo. E poi la procedura, per quanto singolare, è veramente molto semplice. Ed ecco qui i passaggi. Allora, anzitutto predisponi i cavi che ti servono, quindi un bel cavo USB-C, il tuo obiettivo è un ambiente tranquillo, perché come dico sempre queste operazioni oramai sono comunissime, però sempre meglio farle con un attimo di calma. Parte dal file zip che hai scaricato dal sito, decomprimilo e quindi controlla il contenuto che hai scaricato da internet, sia verificando le istruzioni allegate che le informazioni proprio per verificare che si tratti del firmware dell'ottica di cui sei in possesso. A questo punto non ti resta altro che collegare l'ottica e essa si connetterà come fosse una chiavetta USB, una memoria esterna. Si aprirà quindi un'unità, una lettera di unità, dove troverai inizialmente un file TXT contenente le informazioni del firmware attuale, quindi anche lì controllale, verifica se corrispondono i numeri, la versione che ti aspetti e verificare che effettivamente la versione scaricata sia una nuova versione. E quindi poi, per procedere all'effettivo aggiornamento del firmware, ti basterà scaricare il file DAT all'interno della lettera unità che rappresenta l'ottica. A questo punto succede la magia, perché l'ottica di per sé non ha nessun display, nessun tasto da premere, e quindi l'elettronica, per i più curiosi un STM32, rileva questo file e capisce subito cosa deve fare. Quindi vedrai che l'unità esterna si disconnette e dopo qualche istante, veramente meno di un secondo per il 24, si riconnette e l'aggiornamento sarà compiuto. Cosa vedrai ora sulla memoria esterna che rappresenta l'ottica? Troverai solamente il file TXT riportante il firmware attualmente installato, che, se tutto è andato per il verso giusto, sarà la nuova versione. Quindi io mi ero ad esempio salvato le due schermate prima e dopo e ho fatto il confronto, anche se già sapevo che la versione che stavo installando era la 1.0.8. A questo punto non ci resta altro che provare l'ottica e quindi rimuovere il dispositivo USB, montare l'ottica sulla fotocamera, su quella lì, e procedere con alcuni test. Ho cominciato con le prime prove per regolare il diaframma, fare qualche foto, ma ho provato anche la messa a fuoco sugli occhi, che funziona più che egregiamente. Quindi direi firmware approvato. Allora, hai visto che semplice questa procedura? Veramente molto interessante che anche ottiche di terze parti abbiano questa possibilità, in modo da poter
aggiornare le ottiche senza necessità di basette aggiuntive o altre cose particolari, ma con un semplice cavo USB-C. Grazie di aver visto il video fin qui, se hai delle domande riportane nei commenti, noi ci vediamo sempre nei prossimi video. Ciao!